Maurino, mi dispiace che l'altra sera non sia stato presente a una bella cena di tendenza fatta da una stilista. Cucinava Jenny Girombelli. Jenny Girombelli è... Pensa che i gamberoni ce li metteva dentro, pensa, una, dentro ma la borsa. Ma pensa che fortuna ha avuto quel Luceno. Sì. Cioè, ma che fortuna ha avuto di sposare Jenny Girombelli. Sposare una donna, primo, bella, fantastica e... ganzissima. Fortissima. Ganzissima. Fortissima. Jenny è una donna eccezionale. Ma visto che abbiamo parlato di una stilista, parliamo di moda. Tu nel campo, nel campo della calzatura non ti frega nessuno. Cioè, in base alle tue scarpe sono stati progettati boulevard. D'Arezzo. Aspetta, aspetta, a proposito di boulevard, lo sai che su questo alberino qui davanti c'è nato un nido? No. Andiamo subito a vedere. Pensate, guarda. Quest'uomo. Guarda, guarda, guarda. Guarda Rita, guarda. Alza su, vedi? Che hai visto di che si tratta o no? Il tipo. Che sono? Che uccellini sono? Rondini. Rondini. Allora io credo che sia, sì, infatti si vede proprio il fango, vedi? È il primo caso di rondine che fa il nido in un albero. Del boulevard. Del boulevard. Capito? Quindi non abbiamo detto niente sulla moda. No, vabbè, ma questa è già una moda, è già il fatto, moda. Il fatto di abbinare, cioè, la natura. Quando, al, capito? Quando, al, quando un commerciante vai lì per questa presa di culo, mi piace. No, no, è commovente. Perché vai lì per parlare di moda e ti aspetti che lui ti dica il mio prodotto, questo. No, parla di una. Parla di una rondine. Come siamo. Noi colici. Per l'uccello ci siamo stati sempre.